Ci sono state due nazioni guida, segnatamente la Germania e gli Stati Uniti d'America. Da una parte all'altra dell'Atlantico, e questi si facevano concorrenza, c'era spionaggio industriale, cose del genere. Per esempio c'è stata una impresa tedesca della EG che ha fatto concorrenza con la Edison e dopo ha comprato i brevetti Edison per l'Europa. Esempio tipico di che cosa è stato il design a quegli anni 10-15 prima della guerra mondiale è stato il fatto di aver impiantato questa industria tedesca e che a sue spese l'intera organizzazione dell'elettricità di Berlino per il solo fatto di vendere le lampadine, no, perché la lampadina era il cuore del business. E per cui a me, per la prima volta sembrava impossibile che uno si mettesse a fare l'impianto di mezza città per vendere le lampadine. Invece avevano ragione loro e dalle lampadine poi hanno fatto tutte le turbine, le altre cose eccetera attinente all'industria. Che c'entra questo contesto? C'entra perché fu chiamato Peter Behrens, che era un architetto abbastanza bravo, il quale ha fatto tutto il visibile che questa azienda produceva. Dalle lampade agli oggetti elettrici fino ai negozi di esposizione, alle case dei lavoratori, alle fabbriche per turbine. Questa era l'atmosfera che vigeva prima della guerra. Successivamente finisce questo rapporto concorrenziale fra l'Europa, segnatamente la Germania e gli Stati Uniti, e sorgono varie associazioni, tra le quali la più importante è quella che porterà all'argomento che inizio oggi, ossia il Bauhaus. Allora, mettiamoci ora senza reminiscenze sintetiche nella condizione della Germania sconfitta nel 1918. Come sapete ci fu un'inflazione terribile, per comprare un giornale bisognava andare con un carrettino con tante monete, insomma, uno sfacera, queste cose di cui ci minacciano. Però riguardava soltanto la Germania, perché gli altri paesi godevano della loro vittoria sull'Austria e la Germania. A questo punto, nell'ambiente delle arti, dell'architettura e del design, vi fu una straordinaria depressione e nacque una forma di avanguardia che continuava le altre avanguardie negli anni precedenti, perché l'avanguardia inizia nel 1905-6 eccetera. Invece questa fu una seconda ondata di avanguardia, la quale era una contestazione globale. Dice: noi non abbiamo i mezzi per costruire, non vogliamo vendere le nostre idee agli altri, sapete che di noi facciamo soltanto un'opera di protesta, pubblichiamo disegni eccetera, ma non costruiamo. A questo gruppo, che si chiamava la Klasse, partecipava pure Gropius, che è il nostro personaggio di oggi. Gropius prima aderisce a questa sorta di nihilismo, no?
di rivoluzione passiva degli intellettuali, poi ci pensa e dice no, noi dobbiamo assolutamente costruire, non possiamo fare solo quest'opera di lamento espressionistico avanguardistico, e allora getta le basi di questa scuola, la quale già aveva avuto un precedente nella città di Weimar, ma l'importante è l'azione di Gropius che si svolge a Dessau. A Dessau Gropius costruisce questo edificio che adesso vi facciamo vedere. Questo edificio è la sintesi di tutte le tendenze architettoniche precedenti, dal futurismo di Sant'Elia al destil neoclassicismo di Mondrian, di Van Delbrück, eccetera, e viene fuori questa specie di svastica in pianta che, vedete, fronteggia una strada, si svolge a cavallo di un'altra per il particolare, poi ci sta un campo da gioco, e in questo edificio viene sistemata la scuola, la quale scuola tiene delle aule, questo corpo lungo è il laboratorio che la vedete, quell'altro in fondo è l'alloggio degli studenti, questo tratto più basso è il refettorio che serviva anche da teatro e da sala di riunione, di conferenze, eccetera. A parte l'importanza di questo fabbricato, che è una delle maggiori architetture del Novecento, che cosa si svolgeva in questa scuola? Si svolgevano due cose: A, la didattica. Di che cosa? Non di come era nelle accademie, la pittura, la scultura, l'architettura, insomma questa separatezza. Si svolgeva un insieme di discipline, ancorché distinte e separate ovviamente, ma con un fine unitario, di lavorare tutti verso una casa per il futuro. Bauhaus significa casa per la costruzione, casa per l'architettura, e si faceva meno architettura e piuttosto design, si faceva gli oggetti dell'architettura, e quindi si studiavano gli oggetti della vita quotidiana, che come già aveva intuito Morris erano più importanti dell'architettura. Morris in Inghilterra nel 1850, tanto per fissare dei numeri delle ubicazioni topocronologiche, diceva Morris una casa si cambia uno o due volte l'anno, mentre invece gli oggetti di consumo noi li cambiamo quasi quotidianamente, quindi per qualificare una civiltà sono più importanti gli oggetti di consumo, i manufatti, che non l'architettura. Allora Gropius, nonché architetto, è straordinario architetto, ereditò questo pensiero e costruì questo edificio che è soprattutto la casa del design. In questa casa del design ebbe l'intuizione di raccogliere tutti i maestri dell'avanguardia del tempo, quasi. La quale avanguardia era quella famosa contestazione globale, invece lui se li chiama uno alla volta, si chiama Kandinsky, si chiama Klee, si chiama Molinari, si chiama i maggiori più accreditati, più vivi, eccetera, e fa una scuola ad altissimo livello didattico. Ma la scuola non è solo la scuola vuole essere un ponte per il rapporto con l'industria. Siccome il design non si dà senza l'industria, senza la produzione in serie, la Bauhaus faceva questa doppia funzione di, da un lato, ripeto, pedagogica, didattica delle varie discipline,
e in secondo luogo vendeva i disegni, i prototipi alle industrie della zona più o meno vicine, no? E quindi questo è un fatto estremamente nuovo da un lato, ma che riprende una tradizione delle scuole guglielmine dall'altro, ma non approfondiamo. Sa di fatto che Gropius fa la prima scuola operativa, no? E il motto era imparare facendo dal punto di vista, e in secondo luogo era l'esperienza con la produzione. Da qui la mia vecchia teoria che il design è fatto di progetto, produzione, vendita e consumo. Quindi qua per la prima volta si realizza questo sogno. Intanto che succede negli altri paesi azienda? Negli altri paesi, dunque, vediamo un po' gli oggetti del Bauhaus con una carrellata veloce. Questo era lo studio di Gropius, vedete lo stile è del tutto inedito, nuovo, quella lampada, guardate com'è organizzata, questa poltrona, insomma, questo è il nuovo furniture design della Bauhaus. Vediamo gli oggetti adesso. Ecco, questo è un cartello pubblicitario, perché loro facevano anche della grafica. E sappiamo fin dalla prima lezione che la grafica è già design, che fa vedere questa specie di pacco che avvolge questa città Bauhaus, eccetera. Ecco, questo era il reparto della metallurgia e facevano questi oggetti, in particolare questa lampada, vedete, che la troviamo in qualunque alberghetto di ventesima categoria, è nata nel Bauhaus e se ne sono fatte milioni in tutto il mondo. Oh, questa è la sedia di Breuer. Breuer era uno studente del Bauhaus che poi si è fatto un po' più strappatiello, più cresciuto, e per conto suo, fuori dalla scuola, ma sempre legato con la scuola, pagandosi con i suoi mezzi, eccetera, ha fatto questa poltrona di ferro e tela allora, poi è diventato buio, costa un sacco di soldi, ma insomma era un edificio, un oggetto estremamente povero nel lontano 1925. Ecco, questa prima sedia è di un olandese che si chiama Martin Stam ed è la trovata dei tubi, questi sono i tubi del gas, una cosa estremamente rozza, che organizzata in questo modo consente praticamente di stare solo su due gambe, quindi la novità è la sedia a due gambe con il molleggio che l'oggetto riesce a dare. Poi viene questo altro modello, poi viene questo modello di Breuer che si lega sempre a Tonet, difatti lo schienale e il sedile è fatto con la canna d'India, e quello che vediamo sopra in alto è di Mies van der Rohe. Quindi qualcuno ha parlato di storicità della fantasia, quando in un periodo si fanno delle cose che somigliano fra di loro, e non è detto che è uno scopiazzare l'uno all'altro, è proprio un tema che sta nell'altro che sta negli altri, e quindi si ritrova in forme diverse, anche se tutto sommato è la solita idea. Oh, questo poi, molto più tardi, legandosi a questa tradizione delle grandi sedie, è la poltrona che Ludwig Mies van der Rohe, che è legato anch'egli alla Bauhaus, infatti fu l'ultimo direttore dopo che Gropius fu cacciato dai nazisti e andato in America, e questa è la poltrona che si chiama Barcellona. Si chiama così perché nel 1929 la Germania fece organizzare un padiglione alla fiera di Barcellona affidandone l'incarico a Mies van der Rohe. In quell'occasione l'ottimo Van der Rohe costruisce questa sedia
che ha una tradizione antichissima, perché richiama il clismos delle seggiole greche, niente meno. Qua invece fa tutto questo blocco di acciaio, i due cuscinoni, eccetera, e rimane ormai un classico questo del design contemporaneo. Ma sta cosa è stata rivalutata soltanto recentemente. Oh. Nel frattempo, un'altra tendenza parallela al Bauhaus, che era il gruppo di De Stijl o del neoclassicismo, organizzava un linguaggio fatto di superfici piane a tre colori, rosso, verde e giallo, e con degli elementi neri che stavano fra di loro in una certa disposizione a 90 gradi, eccetera. Fautore di questa teoria, che poi era legata a un fatto religioso, di teosofia, soprattutto una storia che non vi sto a raccontare, era Piet Mondrian, che ha costruito, ha dipinto una serie di quadri tipici del suo stile, e tra questi qua c'è questo falegname che si chiama Gerrit Rietveld, e fa questa seggiola che riassume tutta quanta il linguaggio del Bestil, o detto diversamente del neoclassicismo. Qualche maligno dice che addirittura questa sedia ha generato tutto il resto della tendenza. Comunque, questa non è una seggiola vera e propria. Io tengo a casa mia, è abbastanza scomoda, però è un'immagine, no, in forma di seggiola, e questo fatto di essere una cosa ispirata dalla pittura, diventata design o viceversa, è molto tipico degli anni di cui ci stiamo occupando. Ancora oggetti del Bauhaus, questa lampada Campbell è ancora più diventata popolare, per dire come talvolta il design riesce a corrispondere al suo programma, qualità, quantità e basso prezzo. Questa sediolina, questa lampada si trova dovunque, non così questa saliscende, quell'altra c'è. Ecco, si continua la tradizione di questi sedili in metallo. Qua è una parentesi molto importante che io dovrò riassumere in tre parole. Nel dopoguerra, in Germania, si crea questa Hochschulgestaltung, cioè una scuola d'arte ad imitazione del Bauhaus, soltanto nasceva in tutt'altro clima ed era fatta in onore e con i fondi raccolti per legate agli unici due esponenti della resistenza contro i nazisti, due fratelli che hanno fatto pure un film recentemente, e quindi tutti i democratici tedeschi hanno contribuito a questa scuola di Ulm, città della Germania, alla quale hanno partecipato i maggiori designer di tutto il mondo questa volta, e quindi è un Bauhaus allargato. Tuttavia hanno talmente dilatato l'aspetto intellettuale della cosa e politicizzato, che prima o poi hanno incontrato delle grosse difficoltà. Per esempio, loro erano contrari al neocapitalismo di Adenauer, allora al potere, e su Adenauer, insomma, lui e Usindie Ulm, eccetera, hanno fatto in modo che questi signori smobilitassero. Quindi questa è una fase, per così dire, eroico-politica della vicenda tedesca in Germania. Questi sono oggetti ancora prodotti ad Ulm,
che come vedete hanno un'impronta ancora più scientifica, sofisticata, poi hanno introdotto nel calendario, nei programmi della scuola, delle materie nuove, lo strutturalismo, la semiologia, cioè tutte cose che hanno anticipato quanto finora stiamo facendo, e io sono stato un seguace di queste teorie, ma evidentemente allora erano troppo precorritrici della mentalità ufficiale tedesca, quindi la cosa è fallita. Oh, a questo punto vediamo che succedeva in Germania negli stessi anni, in Francia negli stessi anni. In Francia si organizza una grande mostra che si chiama L'Esprit Nouveau, e si organizza a Parigi nel 1925. Questa mostra doveva essere fatta nell'immediato dopoguerra, poi sono successe altre cose, si è protratta finché si è realizzata nel 25. E nel 25 si raccolgono tutte le forze francesi, che poi erano modeste, perché mentre la Germania teneva una grande tradizione, l'America se la stava creando, eccetera, questa Francia era legata ancora alle belle arti, allo stile decorativo, a queste arti minori nel senso più banale della parola, aveva, come svilupperà, un grande movimento nel campo della sartoria, della moda, eccetera. Comunque sia, si organizza questa mostra a Parigi nel 1925. Che cosa ci sta in questa mostra? In questa mostra ci sta il retaggio delle Wiener Werkstatt, di cui vi ho parlato, come espressione della Vienna al tempo del Bauhaus, che a differenza del Werkbund ancora, a differenza del Werkbund che era tutto legato all'industria, il Werkbund era tutto legato all'artigianato. Non solo legato all'artigianato, ma il Werkbund aveva propensione per uno stile più borghese, più classico, tendente a quello che sarà in Italia il Novecento e per tutti gli altri paesi l'Art Déco. Quindi non confondiamo l'Art Nouveau con l'Art Déco. Ecco, guardate che differenza fra l'ambiente del Bauhaus e questa, questo stile tutto quanto femminile, delicatissimo, da giornale di moda, no? E questa è una tipica espressione di questo nuovo stile. Oh. Nuovo stile che nasce in un clima particolare, nasce nella Parigi amata dagli americani, nella Parigi di Josephine Baker, che qualcuno l'avrà sentito nominare, ma questa era una cantante mulatta che ha fatto grandissimo successo, e soprattutto era legata a un certo Poiret. Poiret era un sarto alla moda che lanciò Gabrielle Chanel detta Coco. Quindi quando voi sentite questo prodotto Coco, Chanel è nata volta, sono questi gli anni di un'America che viaggia in Europa e si incontra questa Parigi festaiola, dove c'erano i bal negre, dove c'erano i balletti di Diaghilev che venivano dalla Russia, quindi un periodo di straordinario fervore. Oh, da questo fervore esce questo stile Art Déco, che come vedete è molto più morbido, molto più femminile, non aveva grandi differenze dagli stili del passato e quindi ebbe una popolarità eccezionale.
Allora già gli edifici si ispiravano a queste forme nuove, ma tuttavia sempre decorative, molto, molto ricche, con un barocchismo latente. E quindi l'Art Déco per un certo periodo ha invaso tutta l'Europa. E questi erano dei simboli dell'Art Déco, la fontana, la gradinata, pensate alle scenografie ancora ritardatarie del nostro varietà, no? Le soubrette che scendevano dalle scale, questo senso festaiolo, per così dire senza impegno, no? Oh, di tutto questo. Nella mostra del 25 c'era un certo signore svizzero che si chiamava Le Corbusier. Contrariamente a tutto questo stile, chiamiamolo sartoria, perché lui espone a questa mostra del 25, però dice, ma pare essere capitato di me, sei un gruppo di modesti, di sarti, di cose, eccetera. Io voglio una diversa linea, coerentemente con l'architettura di cui già aveva dato prova, un diverso stile per gli oggetti d'uso e design. E vediamo qual è la sua linea. La sua linea è quella, questo interno che vedete è il padiglione che Le Corbusier si costruisce nella mostra del 25 a Parigi. Ma più interessanti sono i pezzi singoli. Ecco, lui si ispira agli oggetti pratici, ai cassettoni per uffici, ai bauli e poi crea questa seggiola che io l'ho messa qua, ma la vedremo in una versione meno scatafasciata, che è un modo di concepire i suoi mobili. Ecco. E questo è l'originale, no? Pensate che differenza c'è fra questo e quello là di stile Art Déco. Quindi Le Corbusier si trova in un momento della sua vita in contatto con questi artisti Art Déco, ma lo è diametralmente opposto per quanto attiene sia alle intenzioni sia alle forme. Ecco, questo è un altro oggetto di Le Corbusier, una chaise longue. E lui predicava ai giovani, dice, non andate al Faubourg, non andate a prendere lezioni, a ispirarvi al Faubourg Saint-Antoine, dove ci stanno tutti i mobilieri, eccetera. Andate piuttosto a dove nella periferia di Parigi si costruiscono macchine, navi, aerei, e quindi lui era per una società macchinista. E fino ad arrivare al motto, dice, la casa è una macchina per abitare. Inoltre lui era un sostenitore dello standard. Lo standard è un'unità di misura che serve a modulare gli oggetti che poi si compongono insieme. Quindi una visione totalmente opposta a questa dell'Art Déco. Invece in America si bevono tutto quanto all'Art Déco possibile e immaginabile, come questo edificio Chrysler, che a me è molto simpatico, però non ci azzecca niente con tutti gli altri della sua categoria, e questo Chrysler è quello che diventerà o diventato già il socio di Fiat, no? Quindi questa immagine ce la vedremo spesso unita alla nostra sigla Fiat. Oh, e qua è il primo grosso contributo degli Stati Uniti nel dopoguerra 15-18. Cioè negli Stati Uniti si inventa lo styling. Che cos'è lo styling? Lo styling è due cose. Tecnicamente il progetto di forme che siano aerodinamiche. Loro studiavano la galleria del vento,
in questa galleria del vento si mette un prototipo, no? Poi si fa passare dell'aria e questo prototipo deve, nella resistenza del mezzo che incontra, assume delle forme, di solito sono delle forme sguscianti, delle forme aerodinamiche, no? E quindi questa è una tecnologia diversa. Vi ricordate che le scatolette che faceva il buon Henry Ford, tutto quanto squadrate, eccetera? Queste invece sono delle forme sfuggenti, a goccia, aerodinamiche, eccetera. Ora, la scoperta fu talmente grossa, non solo della galleria del vento, ma della dinamicità che poi si accoppiava agli sviluppi della velocità, per cui tutto il mondo si mise a fare delle auto o altre cose secondo questa linea streamline, no? Perfino Volkswagen in Germania. Quest'altra è tetra, pure della Volkswagen, e c'è stata pure la nostra Topolino, giri. Ahi, Topolino, questa è la 1100, quindi anche da noi, mi permetti di dire con un po' di gusto in più, questa carrozzeria si adegua a questo streamline. Ma il punto è un altro. Accanto a questo fatto tecnico di velocità, vento, eccetera, e accanto al simbolismo, perché in quell'epoca si diceva che la velocità era il simbolo del progresso, le cose sguscianti, le cose che avevano possibilità di trasferirsi da una parte all'altra, eccetera, e quindi questo streamline, questo fatto del dinamismo fu assunto come emblema della modernità, riallacciandosi al futurismo italiano che per prima aveva predicato la velocità nelle arti, nel design degli oggetti. Ma ripeto ancora una volta, ripeto ma senza ancora dirvi il fatto, l'argomento era un altro. Dopo la crisi del 29, disoccupata, magari sì, eccetera, eccetera, ci fu un gruppo di designer americani che sono stati i primi professionisti, perché non ci dimentichiamo che tutti quelli che abbiamo citato fino a Gropius, Le Corbusier compresi, Le Corbusier non parlava di design, Le Corbusier parlava di arti industriali, arti decorative, arti che, invece la parola design, industrial design, nasce in questo momento in America a seguito della crisi del 29. E che dicevano questi vari Levi, Goethes, eccetera? Cari industriali, se voi volete rendere la merce, la dovete rendere più bella, no? È quello che molti dicono alla Fiat, dice tu già fai i modelli nuovi, è inutile che ci vuoi avere ancora, non mi ricordo come si chiama, che è un catorcio, dice tu devi fare i modelli nuovi. Gli industriali americani li seguirono e pare contribuirono certamente al risolversi della critica in America grazie a questa dimensione più estetica o addirittura estetizzante del prodotto industriale. Il bello è che anche quando non c'era bisogno di volare, di correre, questo streamline si lega anche a degli oggetti statici, come la macchina da fotografia, soprattutto un telefono, chi lo sa, io senza capo, non c'è bisogno che debba correre da una parte all'altra. E quindi ci furono grandi critiche a questo streamline, eccetera, eccetera. Fessi, quelli che hanno fatto la critica, ed erano i migliori dei miei colleghi, perché un altro mio collega, a parlare di Filiberto Mende, certo badate, che lo streamline, lo styling e tutto quanto queste cose americane, era una risemantizzazione dal basso
del design, cioè era proprio quello che il pubblico si aspettava. Quando il pubblico diceva io voglio una cosa aerodinamica, intendevo una cosa moderna, scattante, eccetera, fluida. Quindi lo streamline non era di su fatto impupazzare una cosa per farla vendere meglio, come diceva Patrick Gates. Era un'esigenza che questi designer americani, patentati e chiamati effettivamente design, la prima corporazione, aveva colto come istanza del pubblico consumatore. È chiara la differenza? Di progresso in progresso faccio un accenno a questa tendenza degli americani, soprattutto delle donne che si occupavano di economia domestica, di concentrare il più possibile i prodotti della cucina in poco spazio, in maniera tale che in assenza della domestica, che ormai non si trovavano più già da tempo in America, la padrona di casa potesse con meno fatica svolgere i suoi lavori in cucina. Ecco che nasce, attraverso una serie di studi che non vi sto a dire, la famosa cucina americana, che a modo di tutto quanto appeso vicino a un muro, i pezzi sopra, i pezzi sotto, eccetera. Questo è stato un frutto di queste sorelle, non mi ricordo come si chiamano, sorelle Baker, una delle quali aveva scritto La capanna e lo zio Tom, quindi aveva una notorietà anche letteraria. Ecco, in Europa, nei quartieri popolari, questa architetta polacca ha costruito a Francoforte, nel quartiere di Francoforte, questo tipo di cucina, dove vedete sta tutto concentrato, praticamente in teoria chi opera qua dentro potrebbe non alzarsi proprio da quel sedile. Oh, e qua, a parte lo styling eccetera, viene la produzione che possiamo dire quasi più recente, tranne che le pazzerie che si fanno nuove in tutto il mondo, ma in America un po' meno. Le più grosse astrusità senza senso si fanno in Italia. Comunque, in America nasce una scuola di Granbrook. Questa scuola di Granbrook è opera di un europeo ancora, un finlandese, che si chiama Eero Saarinen. Questo Eero Saarinen, in una città della provincia americana, Granbrook, raccoglie intorno a sé dei giovani designer. Tra questi giovani designer c'è un genio che si chiama Charles Eames. Questo che vedete è una sedia fatta con fili di metallo vista da sopra, no? Ecco, queste sono le varie versioni di questa seggiola, nella quale egli utilizza, siamo nel dopoguerra, ultima guerra, utilizza tutti i prodotti di plastica, di resine speciali, di modo di coprire questi elementi metallici, eccetera, che gli provenivano dall'esperienza militare, no? Quindi l'America del dopoguerra nel design assume queste cose e le fa diventare degli oggetti di arredo. Ecco, tutti avranno visto questa bellissima sedia con il puffi davanti, che è il capolavoro di Charles Eames. Quest'altro signore invece si chiama Eero Saarinen, che sarebbe il figlio di quel finlandese che aveva fatto la scuola di Granbrook. Allora, a Granbrook si incontrano sia Saarinen, sia Charles Eames, sia Bertoia, sia altri giovani designer, e nasce proprio questo stile Granbrook, diviso a sua volta da due aziende. C'è sempre la produzione in ballo, che sono la Miller e la Knoll. Oh. Queste due aziende
la Miller americana. Knorr è invece un giovane tedesco che viene espulso, oppure se ne andò dalla Germania nel 1933, quando, e qua non ve l'ho detto, tutti i designer, gli architetti, molti artisti eccetera, lasciarono la Germania a seguito della band di Hitler e si rifugiavano negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sta pure questo costruttore di mobili che con la moglie si trasferisce e nasce una delle più grandi aziende americane del dopoguerra. Ecco, questa è una pubblicità della Knoll dove ci stanno queste serie di Bertoia, mi pare. Saarinen, Bertoia, tutte vi rendete conto che è lo stesso stile, questo stile americano furniture design che si differenzia da tutto il Bauhaus, da tutto Tonet, meno che mai l'Art Deco, e nasce il design relativamente più recente. Guardate che capolavoro questa sezione di Ines. E questo è un cartello della Knoll International, vi ho fatto vedere quanta cura ci fosse anche nella cosa pubblicitaria, così come dimostrai a suo tempo una semplice fattura delle Wiener Werkstatt che era così elegante nella sua grafica che perfino appunto una fattura commerciale diventava un esempio di eccezionale abilità grafica. E questo è l'equivalente americano di tanti anni dopo. Abbiamo trascurato la Scandinavia. La Scandinavia ha avuto dell'ottima architettura e ancora più dell'ottimo designer. Allora, in Scandinavia viene fuori la cosiddetta architettura organica. Che cos'è l'architettura organica o il movimento organico? Era il superamento di quella fase di rigore razionalista per un'architettura, diciamo con una frase comune, dal volto più umano, no? Non solo, e quindi le forme si ammorbidiscono, diventano più antropomorfe, no? Diventano soprattutto realizzate con i materiali locali, quindi legno, ammonì, cose di tessuti particolari eccetera, e quindi un recupero dell'artigianato. Ritorna ancora una volta quella nostra storia di Alison e mia dell'art design, dove sì, ci stanno straordinari progressi nella piegatura di questi legni compensati eccetera, però ci sta molto di manodopera anche artigianale nella finitura di questi pezzi. Ecco, questo è un esempio di un designer scandinavo che si chiama Carl Klimt. Un altro esempio di un altro scandinavo che si chiama Finn Juhl, e vi rendete conto che nonostante la piegatura di queste cose eccetera è qualche cosa che è amica del passato, non è la rottura del passato che fa la sedia di Rittebel rosso, giallo e blu, no, lei è proprio un pugno in un occhio, qua invece è tutto ammorbidito e può stare benissimo in una casa borghese accanto a mobili in stile, per esempio. Ecco, questa splendida seggiola come si chiama? Jacobson, grazie. Queste cose per amnesia, non perché non le so. E guardate quel furbacchione di Gideon, mio grande collega, se i barba dice nel mio caso, lui scopre in questi
prototipi americani, le matrici di quella che sono i legni curvati dei nordici, svedesi, finlandesi, eccetera. Questa serie è un capolavoro perché tiene una scocca e soltanto tre piedi che la mantengono in maniera eccezionale. Questo mobile sta in casa mia. E qui veniamo al Baraldo. Al Baraldo è il genio del Nordio. È stato detto, dice, al Baraldo è come Picasso. Dice, dovunque sta Picasso là vedete la Spagna, dovunque c'è al Baraldo là vedete la Finlandia. Perché sfrutta al massimo questi legni compensati, creando questa serie di sedili, arrivando con una tecnologia particolare a sfibrare il compensato. Tutti sanno che il compensato è fatto con un foglio in una maniera, l'altro foglio con la vena opposta, l'altro foglio in una maniera, incrociato come un wafer, no? Ora lui riesce a smontare questo compatto paniforte di legno e a girarlo quasi come un oggetto di plastica. L'abilità non solo nel concepire, nel disegnare questi oggetti bellissimi, quando soprattutto nel saper sfruttare queste capacità della tecnica che magari egli stesso suggerisce a chi per ragioni fisico-chimiche riusciva a fare. Altro capolavoro di Alvarado, si commenta da solo, ecco, allora, ecco, guardate questo sedile, è una cosa eccezionale. Tutto il piano è fatto di legno compensato. Quando deve arrivare a fare i piedi, lui con quell'operazione di scollamento, diciamo, di apertura, riesce a fare un ventaglio che diventa un piede. O ventaglia sta nel posto che nella scienza di costruzione si chiama il punto di maggiore resistenza alla flessione. Per cui invece di avere una mazzarella che gira, lui ha addirittura un piano che riporta il senso superficiale del sedile, coniugandolo con questo senso della verticalità. Insomma, l'indacchisto Pupazzacca, ci stanno le quattro sollecitazioni della scienza di costruzione, cioè la flessione, la torsione e il taglio. Il tutto, là c'è il motto, dice ars cerare artem, tu non ti accorgi che ci sta questo sforzo, è una cosa che nasce spontanea così come un fiore. Là sta la straordinaria capacità e il senso organico dell'architettura e del design di Alvarado. Questo che vedete è delle maniglie che egli fa in uno dei suoi edifici, perché lui ha costruito parecchi edifici pubblici, biblioteche, sanatori, eccetera, e faceva questi oggetti che poi, estrapolati quando si finiva la costruzione, venivano immessi sul mercato come oggetti a sé stanti. Varie lampade di Alvarado con questo spirito di una cosa che ne nasconde un'altra, e tutta la fantasia di questo straordinario maestro. Nonostante tutto quanto, esiste il problema dell'usa e getta, vale a dire che noi ci troviamo di fronte a una superproduzione di consumo tal che nasce il problema di questa categoria usa e getta. La categoria usa e getta di solito è fatta da bicchieri di carta, cose di plastica, eccetera.
che hanno il vantaggio di essere utilizzati e buttati via. Allora io dico, di fronte a questo problema che in definitiva è l'estensione del razionalismo, perché è la funzionalità allo stato ultimo, c'è il problema che si rischia che la nostra cultura rimanga senza segni, no? Che questa cultura rimanga senza segni. E allora l'unico segno che può salvare questa nostra cultura è il collezionismo, cioè questi oggetti, se quando più belli si fanno, meno uno ha il coraggio di buttarlo via. Se invece essere un banale bicchiere di plastica, che non hanno imparato ancora che si andava tutto a contrario, invece fare sempre col culo qua e la bocca così, allora un bicchiere caro, no? Fino a che punto stiamo? Quindi questi imbecilli che fanno gli illusi gente, siamo molto arretrati. Allora, innanzitutto la speranza è che il design, i designer lavorino meglio nel campo dell'usegetta, e la speranza che il collezionismo possa costituire questa qualcosa che conserva tracce della nostra realtà. E poi la cosa che volevo farvi vedere, e mi mangio due limoni, voleva significare, cari signori, badate bene che tutto quello che avete visto è destinato a finire in un secchio, come era questa grafica, e quindi parla lei, noi morimmo e muore pure un designer, questa era la filosofia. Poi noi, anche le richiamo, dove la Andrei. Partendo con le redattrici del signor La Terza, Dio guardi, come dicevano i Perboni, io sono riuscito a imporre questa mia copertina che vuole simboleggiare il fatto che i più bei disegni, le più belle cose, la plastica, un telefonino, in definitiva tutto quanto va a finire in un secchio comune, e quindi bisogna cominciare sempre da capo, guai a feticizzare questi oggetti come se fossero il non plus ultra della perfezione, cosa alla quale io credo fino a un certo punto, perché alcuni oggetti veramente sono delle forme insuperabili e nel loro campo non si può fare niente. Questa è la fine del discorso sul design generale. La prossima volta ci occuperemo soltanto del design italiano, che una volta tanto, che dico a venire, è la meglio di tutto, cioè dove noi abbiamo fatto centro, no? Tranne le ultime cose che come al solito sono prive di senso, ma fino a qualche anno fa il design italiano era modello di tutti quanti gli altri al mondo, non solo, ma la parola stessa design denota in Italia il disegno industriale, mentre altrove design è tutto cosa, l'orlo della gonna, i capelli delle signore, il tipo di rossetto, il come si mette saccene, è tutto design. Invece non è vero, il design è soltanto il nostro design che facciamo noi italiani, avendo imbroccato la parola e avendo capito che quest'ortodossia di industrializzazione ad oltranza eccetera è l'ennesima stupidaggine, perché in realtà il design è frutto di un compromesso tra artigianato e industria. Grazie dell'attenzione.